Federica Cappelletti, ospite a Guardiagrele al premio Terrazza d'Abruzzo sullo sport, prima edizione, in una serata emozionante perché non solo si parla del bellissimo libro, della vostra meravigliosa storia, ma anche perché siamo ormai a 40 anni dal Mondiale 82, si sommano i ricordi e le sensazioni, insomma, dentro di te, dentro il tuo cuore, dentro la tua memoria, immagino. Ma sicuramente è un popurrì di emozioni, appunto quest'anno ricorre il 40° anniversario della vittoria dell'Italia ai Mondiali 82 e sicuramente un momento in cui sarebbe stato bello festeggiare con Paolo, ne avevamo parlato tanto, avevamo anche in mente di fare diverse cose e quindi niente, questa sera insomma ricordiamo Paolo, oltre che il mio libro, ricordiamo quella vittoria mondiale e le tante emozioni che ci hanno regalato. Sono un calciatore, campione del mondo 1982. Il tuo, diciamo, la tua sensazione, le tue impressioni dopo questo mini tour a Guardiagrele, così insomma nel cuore dell'Abruzzo? Guarda, stupendo, veramente un po' una chicca dei posti bellissimi, anche questo, insomma, il paese mi piace molto, le persone, questa mostra stupenda dove veramente ci sono, c'è da far venire i brividi perché ci sono dei pezzi bellissimi e penso introvabili, infatti mi sono domandata dove l'avranno ritrovati e quindi davvero bello, tutto bello, persone stupende, quindi sono contenta di essere qui.